Da un lato voglio ringraziare la maggioranza e i colleghi capigruppo di maggioranza per averci ascoltato e aver inserito le nostre due mozioni sulla scuola. Come avevo detto anche in conferenza dei capigruppo, visto in questo momento la scuola sta vivendo un momento particolare, un momento di rivoluzione, ahimè non positiva, e molti studenti si trovano dopo più di un mese dall'inizio dell'anno scolastico senza insegnanti. Quindi il fatto di poter anche in tempi brevi, e per questo vi ringrazio, poter trattare un argomento così importante, lo vediamo in modo favorevole. Altrettanto favorevole l'idea di calendarizzare subito da giovedì la mozione a prima firma della senatrice presidente Fedeli, che ci vede anche noi firmatari, e quindi anche in questo caso il Senato dimostra tempestività nel prendere le decisioni. La proposta che facciamo, seguendo anche la linea della collega, è quella di proporre il seguito del DDL 2067, ma modifica del codice penale, e quindi di introdurla e di ricominciare a trattarlo il più velocemente possibile. Altra cosa che vorremmo segnalare, che abbiamo fatto anche in conferenza dei capigruppo, è la mancanza da parte del Presidente del Consiglio di venire a confrontarsi in aula domani in vista del Consiglio europeo. E questo, Presidente, forse sicuramente lei l'ha già sentito prima, però volevo confrontarmi con i colleghi senatori. Questa cosa ci dispiace per alcuni motivi. Prima di tutto perché, nonostante i desideri del Presidente Renzi, noi siamo ancora in un bicameralismo paritario, e di conseguenza riteniamo che se il Presidente Renzi decide di andare alla Camera dei Deputati per confrontarsi con i colleghi deputati, sia giusto un passaggio anche al Senato. Siamo la stessa cosa. Spiegatelo al presidente Renzi, fin quando forse non l'ha ancora capito. Secondo motivo per cui vogliamo stigmatizzare questa mancanza da parte del nostro presidente, del vostro presidente del Consiglio, è il fatto che al Consiglio europeo ci parteciperà lui, non ci parteciperà qualcun altro, e di conseguenza nel momento in cui lui andrà in Europa, lui ahimè rappresenterà l'Italia in Europa, noi vorremmo parlare con lui, non con un suo delegato, non con un cartonato magari messo lì con la faccia del Presidente del Consiglio. E quindi la volontà di poterci confrontare e poter scambiare quelle che sono le opinioni della maggioranza, dell'opposizione e del governo su quello che accadrà nel Consiglio europeo purtroppo verrà meno. Altro motivo per cui, Presidente, noi non ci fidiamo delle parole del Presidente Renzi sta nel fatto che secondo noi lui qua non ci metterà più piede. L'ultima volta che l'abbiamo visto in aula del Senato è arrivato con la tazza del caffè, è arrivato per ascoltare il collega che parlava della ricostruzione del terremoto, è arrivato tranquillo, beato, è stato qua mezz'ora, neanche mezz'ora, si è bevuto il tè o il caffè, quello che c'era nella tazza, poi ha preso, ha salutato gli amici ed è andato. E ci viene in mente quel momento in cui in quest'aula del Senato ci disse: io sarò l'ultimo Presidente del Consiglio a chiedervi la fiducia. Ce l'ha detto a suo tempo, quindi non ci saranno più, secondo lui, poi secondo gli italiani è una cosa diversa, secondo lui non ci sarà più un Presidente del Consiglio che chiederà la fiducia al Senato, ma la nostra opinione è quella che non ci sarà più un Presidente del Consiglio seduto lì se le cose vanno in questa direzione. E quindi non ci fidiamo, ci sarebbe piaciuto vederlo e confrontarci. Anche perché la cosa che temiamo è il fatto che ci dispiacerebbe essere qua a parlare con un ministro
o un suo delegato a parlare di quello che lui dovrà andare a dire in Europa, e poi magari contemporaneamente vedere il Presidente del Consiglio che toglie le vesti da Presidente del Consiglio e si mette quelle da leader del Partito Democratico e leader dei comitati del sì, e magari vederlo in un incontro pubblico, in uno dei 220 incontri pubblici a cui parteciperà, sempre pagato a spese dei cittadini italiani e sempre a spese della politica, e quindi magari sentirlo parlare e commentare di quei senatori sfaticati che magari sono in aula e lui non sa neanche che cosa stiamo facendo, come è accaduto spesso, se vi ricordate, durante allora il dibattito sulle riforme costituzionali, la sua assenza dall'aula, che era andato a vedersi la partita dell'Italia. E io lo continuerò a ricordare, poi mi chiedo come faccio a spiegare agli italiani cosa le riforme quando lui guardava la partita mentre noi ne stavamo parlando. Quindi, Presidente, l'auspicio è quello che ci sia un ripensamento. So che non ci sarà, perché purtroppo sappiamo come vanno le cose. L'auspicio è che ci sia un ripensamento, l'auspicio è che qualcuno spieghi al Presidente del Consiglio che ci sono due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, ahimè per lui. E molto probabilmente, grazie agli italiani, queste rimarranno anche oltre il suo mandato da Presidente. Grazie.